Eugenio Grimaldi, quali sono stati i risultati concreti di quest'ultimo anno? Perché insomma ci sono stati, è nata questa divisione di Avis, ha puntato fortemente sul sociale, c'è stato l'episodio di Verona, di Letto Esposo, su cui torneremo dopo, però insomma nel frattempo, in tutto questo tempo, si è fatto. Assolutamente sì, allora tutto nasce dalla volontà, dal fare sistema, da fare dalle relazioni personali, dalla forte volontà di creare un supporto, una condivisione di un progetto, un intento. Credo che in questo il principio proprio di Alice ha fatto scuola, cioè fare sistema, condividere e fare squadra su determinati progetti, come diceva anche poc'anzi il Ministro. Ci siamo ritrovati a condividere delle idee, delle esigenze, difficoltà comuni con la comunità, con la Fondazione Santo Bono, di cui ho il pregio e il piacere di essere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E abbiamo visto che fare sistema come fa Alice è vincente. Quindi abbiamo portato per la prima volta nel terzo, mai avvenuto prima che il terzo settore partecipasse a una fiera in occasione di Letexpo, il presidente di Alice in arte mio fratello mi ha praticamente è stato desideroso di dedicare un intero padiglione quindi al sociale. In quell'occasione chi sono stati i primi sostenitori di questo evento? Prima di tutto la comunità lautarica ha festeggiato 30 anni di attività e ha fatto un enorme investimento e sacrificio portando tutti i suoi ragazzi normalmente impegnati in tutte le loro attività per realizzare. Abbiamo delle immagini evento. In merito di quello che è stato Letto Expo, erano previste dopo, ma vediamole anche. Dove sono stati fatti dei campi di calcio, dove abbiamo portato i ragazzi diversamente abili di un calcio per tutti, che oggi Marco Corti, che è il presidente, mi aveva pregato di nominare l'associazione che è stata presente in questa occasione. Questi ragazzi hanno giocato col tifo dei ragazzi della comunità, che hanno giocato con i campionissimi che li sostenevano, da Cannavaro, Ferrara, ce ne sono stati tantissimi. E in quell'occasione sono nati dei progetti importanti, perché anche con la partecipazione dei fisioterapisti della fondazione, dell'ospedale del Santo Bono, sono venuti i ragazzi di Palermo, delle comunità zen di Palermo, che sono venuti a giocare a pallone anche in questa occasione. Bene, si è fatto sistema. In quell'occasione è nato anche un progetto eccezionale del vero fare sistema, del fare una relazione fra fondazioni, associazioni e comunità. Cioè, che vuol dire? C'è un progetto tangibile. Lei parlava prima tu parlavi prima di un risultato tangibile. Bene, i ragazzi della comunità Lautari, qui col presidente Bonomelli rappresentati, sono andati in tutta Italia a commercializzare, diciamo, magliette prodotte dai bambini dell'ospedale pediatrico del Santo Bono, non potendo avere una vita particolarmente dinamica, ma una di queste bambine, e poi una serie di questi bambini, hanno disegnato delle magliette molto bene, che si è deciso di vendere, volevano vendere per cercare di costruire un ricavato che potesse poi rappresentare un'opportunità per l'ospedale, per delle stanze, anche come momento di comunicazione. Innanzitutto era una vera e propria terapia per i bambini, certo. Disegnavano, occupavano il tempo, e poi al tempo stesso cercavano di avere un riconoscimento. Questo riconoscimento è tangibile, è di circa 50.000 euro, lo possiamo dire, perché in tutta Italia sono state vendute dai ragazzi della comunità, normalmente impegnati a richiedere firme contro la droga, per capirci, a vendere queste maglie in tutta Italia, con giornate di pioggia, giornate di sole, a dirla tutta nel loro giorno di riposo, dalle loro normali attività, e hanno raccolto una cifra importante che oggi comunque rappresenta un valore che ha l'ospedale o la fondazione, per meglio dire, per poter portare avanti un ulteriore progetto. Io mi ricordo che anche con l'Etespo, nasce all'Etexpo quel progetto, poco dopo senso. È partito, è finita la raccolta circa una settimana fa, 10 giorni fa. Perfetto. E quindi questo è un risultato tangibile del fare sistema, di fare una condivisione di un sociale attivo che ha funzionato. Una domanda al volo, risposta secca: quanto è importante lo sport per i giovani e per l'inclusione? È una valvola strepitosa. Ecco, perché ne parlerò fra poco con il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, però io voglio venire un attimo a Maurizio.